Intanto questa sera abbiamo addirittura la troupe che è andata in movimento a trovare qualcuno che oggi ha compiuto una bellissima impresa sportiva, come si dice C'è in questi casi. un'anteprima, Ecco, guarda, probabilmente un'anteprima. vedo già le immagini. Non te ne eri andato, Giorgio? Ci sei allora? Vediamo se riusciamo. Vediamo se ha il ritorno, se ci sente. Buonasera, Giorgio. Qui la festa e noi con Pasquale Lencini andiamo. Ragazzi, siamo in diretta su Essuno TV. Marco Voci, lo vogliamo qua. In diretta Marco Voci, il bomber. Che partita è stata? È stata una partita tranquilla. Abbiamo vinto solo per Gregorio. Questa vittoria è dedicata solo a Gregorio e a nessun altro. Comunque una vittoria importante, ma si salta qui, siete ancora, avete le forze per saltare? Ancora la notte è lunga, speriamo di festeggiare ancora per molto. Ragazzi, saltate perché siamo in diretta su S1 TV. Eccoli, è una serata meravigliosa. Abbiamo anche un giovane giocatore, tu come ti chiami? Francesco! Forza Montepaone! Certo, sempre! Forza Montepaone! Sempre Forza Montepaone! Sempre Forza Montepaone! Siamo nel pieno della festa, allora noi in diretta, Maurizio Vatrano in diretta per Essuno TV, l'ennesima sigaretta, no, questa è in diretta. Guarda, lì c'è Fausto Varano, mandagli un bacio. Salve! Salve e continuate sempre così con la trasmissione perché fa veramente un servizio importante per questa regione. Com'è stata la partita a Mileto? È una bella partita, emozionante, è una giornata splendida. Siamo tutti ancora emozionati con la gioia nel cuore per questa giornata. E allora tentiamo l'impossibile, Pasquale, andiamo. Sono festosi, capitano, vieni Pasquale, seguici. È un clima di grande festa, noi cerchiamo di farci male il meno possibile. Pasquale, c'è un gradino. Eccolo, vediamo chi c'è di qua. Paparazzo con la bandiera, in diretta su S1 TV. Salta con noi! Un capitano! Devi scendere però! Eccolo che arriva! Devi scendere perché non arrivo col filo. In diretta per S1 TV, Domenica Gol che festeggia il Montepaone. Siamo contenti di questa vittoria. Siamo contenti di questa vittoria. La dedichiamo al nostro angelo custode che è la Revatrella. Ok, vediamo di qua. Gregorio Vatrella. Ok, andiamo. E ora andiamo tra i tifosi perché questo è in diretta su S1 TV. Allora un commento tecnico sulla partita. È un'emozione fantastica fin da quando siamo arrivati, è bellissima, è indescrivibile. Quanto è finita? Ce lo siamo dimenticati. 3-0, 3-0, ma è stato un campionato dominato da noi e l'abbiamo meritato. Complimenti a tutti. Grazie. E allora vediamo di qua, Pasquale, ci arrampichiamo perché veramente la piazza qui a Montepaone Lido è piena. Lo riconosco, lui era un raccattapalle, uno di quelli che fanno arrabbiare gli arbitri. Le facciamo arrabbiare anche in promozione. Sì. Compreso di guardalinee. Sì, soprattutto i guardalini. Ora ci giriamo, vogliamo le mamme del Montepaone. Signora, lei ha qualche figlio giocatore? Sì. E di chi è la mamma? Di Domenico Voci. La mamma di Domenico Voci, ragazzi. Quindi un grossissimo giocatore, una grande gioia oggi. Dicono così. Siete stata a Mileto? Sì, certo, come no. Siamo in diretta su Domenica Gol, un saluto a tutti gli spettatori. Sì, tanti saluti a tutti e è stata una giornata stupenda e piena di emozioni. Grazie signora. E intanto Pasquale, picture in picture, la signora scappa. Ecco. Signora, che giornata è per Montepaone? È stata una giornata emozionante. I ragazzi ci hanno regalato un grande sogno che è diventata realtà. Quindi è stata un'esperienza fantastica che dura da un anno, perché anche la mancanza di Gregorio si sente e anche per lui c'è stata questa vittoria. Grazie. Ecco. La capolista se ne va.
abbiamo un altro tifoso. Dove va la capolista? E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! Se ne va! Eccoci, andiamo un attimo da questo lato, vediamo cosa succede qua. Aspettate, non hanno il numero sulle spalle, quindi non li riconosco. Il portiere Fontana. Eccoci. È scappato. Uno degli artefici di questa promozione è il portiere. Dov'è? Fontana. Jimmy, dov'è? Jimmy, muovati! Gianmarco Lombardo, lo riconosco. Oggi completo ANAS verde o tutto rosso? Ha ragione. Scusa, tu per chi ti fai? Per chi ti fai, Gabriele? Juve! Bravo, ottimo! E dopo la Juve? Montepane! Andiamo, la festa è eccezionale, qua si sta impazzendo. Signora, madre di giocatore. Sì, il capitano, Antonio Paparazzo. Caspita, stiamo andando a caso, ma veramente prendiamo. Siamo in diretta su Domenica Gol. Un saluto e un festeggiamento per questo Montepone. Grazie, è stata una splendida giornata, un bel risultato. Siamo contentissimi e ringraziamo tutte le TV che ci stanno portando avanti. Grazie, grazie mille. Grazie signora. L'allenatore dov'è? L'abbiamo perso Pisano. Noi senza Pisano non ti diamo il collegamento. Tutti da Pisano. Eccolo. In diretta ecco, ci facciamo anche investire da una macchina in diretta che è bellissima, aumenta l'audience. Mister, vi avevamo perso, ma siete andati a Mileto voi? Sì, siamo appena arrivati, però momento è difficile dirti qualcosa. Siamo in diretta su Domenica Gol, quindi c'è anche Fausto, è seduto comodamente in poltrona. Allora, saluti a Fausto e a tutti i I ragazzi oggi... E Pisanello, Sto perdendo il filo. Ecco. Questo era il mister. Aspetta che andiamo un attimo più nella mischia. Ecco, lo stanno festeggiando. A te, Pisano sempre più in alto. Insomma, questa è la festa. Questo è il Montepaone e stasera mi sa che si farà tardi. A questo punto non possiamo fare altro che dire complimenti al Montepaone e continuiamo con la trasmissione. Vi raggiungo tra poco, mantenete la scaletta. Stefania, mi raccomando.